scuole primarie, uno dice come tutte e tre di Bergamo, altro là, poi ci sono quelli di Roma, c'è ancora Bergamo, c'è Campobasso, c'è Catania, c'è Varese. Probabilmente Bergamo ha anche l'esperienza dell'anno precedente, quindi i ragazzi erano già più. Avevano già imparato un po' cosa significava fare questa gara. Comunque, ben vengano i tre ragazzi e le tre squadre, quindi Game e Locatelli, Pix e Steven, Pro Games, salite qui sul palco. Stimolando il giocatore attraverso un'ambientazione storica accurata. Pro Games della scuola primaria Locatelli di Bergamo, congratulazioni a Pietro, Francesca, Alison e Bianca. Aveva distrutto tante civiltà e tante persone, non compenserà niente. Ah, ecco, bravo, bravissimo. Per abitudine faccio prima il terzo, poi il secondo, poi il primo, e mi hanno detto non si fa così, ma dico proprio sei ignorante, che volete fare? Cioè, prima si fa, primo e secondo, primo e secondo, chi avrà vinto da queste due squadre? Sei contento se arrivi primo? Sì. Sei contento se arrivi secondo? Sì. Ah, beh, l'importante è che tu sia contento. Allora, primo premio. Primo premio. Guarda, guarda come sono agitati questi ragazzi. Ci tengono tanto e va benissimo. Allora, prima la dottoressa Graziani legge la motivazione e poi dirà chi è il vincitore. Ottima la grafica e la qualità tecnica del gioco.
I quiz proposti rispondono pienamente al tema dato e si inseriscono in un'ambientazione caratterizzante in grado di coinvolgere emotivamente il giocatore. Vincitore è? Vincitore è Pixel Steed della squadra di e abbiamo progettato e realizzato questo videogioco in cui lo scopo è salvare te superando gli indovinelli sul tema dato. Le regole sono semplici: non si possono rompere i blocchi e non si può volare. Abbiamo subito 4 cartelli. Non puoi salire su queste scale fino a che non hai risposto bene a tutti i quiz. Andiamo subito al primo quiz. C'è scritto: guarda attentamente questo paesaggio, guardiamolo, vediamo due fulmini che hanno colpito degli alberi con un uomo primitivo con in mano un bastone incendiato. Andiamo subito a rispondere alla domanda. E la domanda è: come è stato scoperto il fuoco con la pietra focaia? Magari, vediamo. Oh no, la risposta è sbagliata. Adesso proveremo con l'altra risposta. Come è stato scoperto il fuoco con un fulmine? Vediamo. Giusta, passiamo subito al prossimo livello. Per ogni livello bisogna passare nella lobby e così potrei passare al prossimo livello. Andiamo subito al prossimo livello. Guardiamo attentamente il paesaggio. Vediamo la terra che gira attorno al sole. Quindi adesso andiamo a rispondere al nostro quiz. E la domanda questa volta è: quale fu la più importante scoperta di Galileo Galilei? La terra gira intorno al sole? O il sole gira intorno alla terra? Abbiamo visto che è la terra che gira intorno al sole. Quindi adesso torniamo nella lobby e si dovrebbe essere aperta la prossima porta. Dirigiamoci subito verso il livello 3, di cui la porta è stata aperta. Appendiamo, si nota che cade una mela sulla testa di Isaac Newton. Qui si vede della sabbia invece che vola, cioè senza gravità. Qui invece è la sabbia che sta a terra, che c'è una gravità. La domanda è: chi ha scoperto la gravità o l'energia? La gravità, perché rivedevamo che la sabbia era senza gravità e con la gravità. Non è successo niente, perciò ora andiamo subito alla prossima. In 8 ore? Appena entriamo nel quiz numero 4, si nota la trimani. Le tre caravelle con un percorso tracciato a terra. La domanda è: chi ha percorso questo tratto via mare? Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci. Noi sappiamo che con le tre caravelle c'è andato Cristoforo Colombo. Ora abbiamo risposto correttamente tutti i quiz. Possiamo subito andare nella sala. Appena scale si vede il suo trono. Ah, ecco qui anche lui. Complimenti, hai risposto bene a tutti i quiz. Grazie per avermi salvato. Ora che vi abbiamo fatto vedere il gioco, vi facciamo vedere i meccanismi che hanno fatto sì che questo fosse possibile. Ci sono due circuiti di redstone, ovvero cavi elettrici nella realtà. Uno è quello che permette di aprire le scale quando devi andare dal re, e l'altro è quello lì che permette di far cadere la mela in testa a Newton. Allora, voi capite che in 8 ore, avendo compilato la scheda di progetto, perché loro dovevano anche compilare la scheda del progetto, quindi rispondere alle domande, farci vedere i flussi, i livelli, come l'avevano strutturato, e poi noi abbiamo chiesto: fate una piccola demo. Ecco, il risultato è, il tema era la scoperta, quindi loro hanno fatto la scoperta delle scoperte, cioè le scoperte della scoperta, la scoperta delle scoperte. Quindi credo che sia un lavoro veramente bellissimo, ma come tutti, tutti i lavori sono stupendi. Allora, dimmi. Non è niente da dire. No, nessuno di voi ha niente da dire.
Allora, è stato molto difficile realizzare questo videogioco anche perché abbiamo finito veramente all'ultimo secondo, un minuto dalla fine, perché tra il costruire il tutto è stato molto difficile, però siamo soddisfatti del nostro risultato. Il secondo, adesso vi leggerà la motivazione il nostro sindaco. Secondi sono loro, sono Giulia, Federico, Camilla, Emma. L'applauso. Jane F. Locatelli, della scuola primaria Locatelli di Bergamo. Motivazione della giuria, buona la struttura e la dinamica del gioco con schema di flusso coerente e attinente al tema. Bravi, complimenti. Abbiamo perso il mondo, però per fortuna l'abbiamo ritrovato. Meno male. Ciao.